Bene, allora buon pomeriggio a tutti. Naturalmente tutti noi conosciamo il professor Leonardi. Che è il nostro socio corrispondente, è anche socio corrispondente della società del museo. A lui si deve la scoperta di circa 40 località con forme, piste. Anche qui a Rovereto, no? Oltre che in giro per il mondo. Ecco, solo due parole su questa iniziativa, no? Siamo pochi, ma buoni. L'Accademia degli Agiati è tipicamente percepita come un'accademia che si occupa di scienze umane, no? Però l'Accademia è anche interessata alle scienze naturali. E ci tengo a dirlo perché sono molto contento che questa iniziativa sia partita in collaborazione con la Società del Museo e con la Fondazione Museo, perché speriamo che sia la prima di una serie di iniziative comuni. Tenete conto che dall'Accademia delle Arti è nata la Fondazione Comel, che è nata da un lascito di un geologo, il nostro socio, Alvise Comel, che ha posto come condizione che questa fondazione si occupasse di divulgazione scientifica, magari in campo geologico, ma forse anche più generale, no? Qui il presidente. E anche con la Fondazione Comel, ovviamente, noi siamo molto interessati a portare avanti delle collaborazioni. Approfitto. Aggiungo che noi pubblichiamo regolarmente una rivista, Gli Atti, e la parte B degli Atti è proprio dedicata alle scienze naturali. Quindi è anche un'occasione per richiamare l'attenzione su questa rivista, che poi i cui articoli possono essere scaricati semplicemente andando sul sito dell'Accademia, e per invitare chi di voi fosse interessato a collaborare, ovviamente a mandarmi i suoi interventi. Bene, io non perdiamo altro tempo, magari do la parola al dottor Zulian che vorrà presentare il professor Leonardi. Aggiungo solo che fra le attività dell'Accademia future, vi segnalo che in ottobre ci sarà un'interessantissima giornata che dedicheremo alla tematica genere e scienza. Sarà un'intera giornata, abbiamo invitato sociologhe, figure comunque che sono molto, diciamo, addentro alla questione, anche probabilmente riusciremo ad avere qualche, diciamo, caso di successo, no? Ma l'obiettivo di questa giornata sarà proprio quello di capire, quale sia lo stato dell'arte, no? Per quanto riguarda la condizione femminile all'interno delle discipline scienze, tecnologie, ingegneria, no? E matematica. E quindi siete tutti caldamente invitati a partecipare. Si svolgerà verso metà ottobre. Bene, io lascio la parola al dottor Zulian, che penso presenterà. Sì, io porto i saluti della Società Museo Civico. Permesso. Allora, io porto i saluti della Società Museo Civico. Siamo contenti di questa collaborazione con l'Accademia, che speriamo sia l'inizio di un fruttuoso prosieguo. E passo la parola che chiamo qua, alla dottoressa Fabiana Zandonai, che presenta brevemente il professor Leonardi. Grazie mille. Io intanto vorrei ringraziare il professor Leonardi perché ha accettato questo invito. In realtà voleva donare a noi, all'Accademia e alla società, una copia del suo ultimo volume che ci presenta questa sera, e pensavo che fosse un'occasione bella da cogliere per anche presentarci la sua attività di ricerca, che è un'attività lunga. E tante cose si possono dire, è un paleontologo dei vertebrati, un esperto etnologo, una vocazione estremamente forte, non solo per la paleontologia, chiaramente. Però la cosa più importante è una grande curiosità, e quindi, ahimè, mi spiace sempre non vedere giovani qui in sala con noi, però una cosa che
Io ho almeno percepito subito, conoscendo il professor Leonardi, la sua curiosità, il rigore, la precisione, estremamente meticoloso. E quindi niente, ho voglia di ascoltare quello che ci racconterà. Un bel esempio. Grazie mille. Grazie. Buonasera a tutti. E ringrazio di cuore il dottor Dapor, vicepresidente dell'Accademia degli Agiati, e il dottor Durian, presidente della Società del Museo di Rovereto. E ringrazio anche la dottoressa Fabiana Dandonai per le parole che ha detto, ma anche perché quando io ho suggerito tempo fa di voler donare una copia del mio recente libro, pubblicato nell'Indiana University Press negli Stati Uniti, una editrice di una delle serie di paleontologia più conosciute negli Stati Uniti e anche nel mondo, e lei si ha pensato che si potevano mettere insieme le due cose, e in definitiva ne è uscito che invece di andare all'Accademia e dare un libro, andare alla società e dare un libro, si è trasformata in un evento, e sono molto grato dell'invito, e ne sono grato in particolare, in un senso più ampio, sono grato all'Accademia per avermi nominato socio nel 1991, qualche tempo fa, 32 anni fa, 33. E la Società del Museo che nel 19 mi ha nominato socio, e ne sono molto grato perché sono molto legato alla città di Rovereto. E mio trisnonno era farmacista a Piazza delle Oche, poi si è spostato a Cavarese, Predazzo, e poi a Cavarese, siamo diventati fiammazzi, e anche lui era socio dell'Accademia. Era socio dell'Accademia anche mio padre, Piero Leonardi, geologo di Venezia, ma all'Università di Ferrara. E era socio di questa Accademia anche il padre Sebastiano Casara, nella seconda metà dell'Ottocento, che era stato lungamente superiore generale della nostra congregazione, dell'Istituto Cavanis, ed era rosminiano ferregno che difendeva Rosmini e aveva riunito i rosminiani dopo le difficoltà che conosciamo, e ha una notevole serie di pubblicazioni. Anzi, io sto preparando un articolo per gli annali dell'Accademia sulla vita, ma soprattutto su una bibliografia ragionata e con molti dati inediti su questo personaggio, Sebastiano Casara rosminiano. Per favore, sì. Ecco. Bene, allora vi invito ad andare a spasso nei bacini do Rio do Peixe, nel nord-est del Brasile, nello stato della Paraiba, dove io ho lavorato molto, con lunghi viaggi di 4-5 giorni dal sud del Brasile, dove stavo per andare a fare spedizioni al nord, e passando in campagna in questa zona, più di un anno di campagna pura, insomma, mettendo insieme tutte le varie spedizioni. E questo viaggio a spasso con i dinosauri ci porta in un ambiente molto lontano nello spazio, circa 8.000 chilometri, ma nel Cretaceo inferiore erano anche parecchi di più, perché l'America del Sud si trovava molto più a sud, anche se più a est, attualmente, e anche una regione molto calda attualmente, perché questa regione, questa valle del Rio do Peixe, il Rio del Pesce sarebbe in italiano, e si trova a 6 gradi di latitudine sud, quindi le rocce scottano, e lavorarci è un problema. Per prendere in mano un campione, prendevo un secchio d'acqua, lo mettevo dentro, poi prendevo in mano il campione di roccia per esaminarlo, perché scottava letteralmente, si potevano friggere le uova sulla pietra. Ci porta lontano anche nel tempo, perché questi dinosauri sono vissuti in quella regione nel Cretaceo inferiore un 130-140 milioni di anni fa. Sono molto più giovani rispetto
ai nostri dinosauri locali di Rovereto, che sono del Giurassico inferiore e quindi di circa 205 milioni di anni, sono molto più antichi, circa 80-90 milioni di anni in più qui a Rovereto. Bene, e questa immagine rappresenta una delle valli, uno dei bacini, sono quattro bacini del Rio Peix, piccoli bacini, però insomma di 100 chilometri da est a ovest, nel senso da destra a sinistra in questa figura, e 20 chilometri da sud a nord. E io ho dedicato molto tempo a questi quattro bacini per la quantità di materiale che ho trovato, ci sono tornato molto spesso, ci tornerò a maggio, sarò di nuovo lì e dintorni. Ho girato molto per il mondo, specializzandomi nella paleontologia, e anche se ho cominciato a Roma la Sapienza nella tesi su cervi e daini del Pleistocene, sono passato poi alle impronte fossili e ho cercato impronte fossili un po' in quattro continenti e in molti paesi del mondo. Lì c'è un po' un'immagine che porta a cose dell'Australia, del Messico, dell'Africa, del Brasile e così via. Di solito studio dinosauri. Quando si parla di dinosauri mi si chiede molte volte se si sono estinti e perché si sono estinti i dinosauri. Si vede. E voglio dire che i dinosauri intanto non si sono estinti, come dirò poi, ma poi soprattutto hanno vissuto 165 milioni d'anni, che non è poco tempo. E i grandi dinosauri famosi, quelli che impressionano i bambini e anche noi adulti, e qualcuno di noi che anche da adulto continua come da bambini a occuparsi molto dei dinosauri. E sono circa 350 generi, circa 700 specie di tutti i continenti, di tutti gli ambienti continentali. Qui sono due orme gemelle di un teropodo, un dinosauro carnivoro che si è fermato su due piedi, scivolando un po', come vedete, e qui invece uno scheletro di un animale corrispondente, ma dell'emisfero nord, nel museo di Ottawa. Ci si domanda delle volte quanti tipi di dinosauri ci siano, ce ne sono moltissimi, i cladi, cioè i gruppi più importanti, quelli che si sarebbero chiamati sottordini una volta, sono i sauropodi, dal lungo collo, lunga coda, quadrupedi, erbivori, che arrivavano anche a 40 metri, anche 80 tonnellate di peso, gli stegosauri, erbivori, con la schiena difesa e corazzata da placche ossee, triangolari, pentagonali o a punta, gli ornitopodi, erbivori, bipedi o più spesso semibipedi, semiquadrupedi, e questo è stato messo a bipede, però probabilmente era quadrupede, e ne vedremo uno che era anche zoppo più tardi, e come capita a tutti di rimanerci, eventualmente gli anchilosauri, i dinosauri corazzati, e forniti anche di spine sui fianchi per proteggere i fianchi, i ceratopsidi forniti di corna in numero variabile, di una protezione al collo, una specie di elmetto, e poi soprattutto molti teropodi, anche ai Levini di Marco sono molto più numerosi i teropodi rispetto a tutti gli altri dinosauri. E i dinosauri erano spesso giganti, anche se ce n'erano anche di molto piccoli, con grandi come galline o come piccioni anche da adulti, però sono famosi per la loro grandezza. Qui mi vedete in piedi vicino, sono 1,82 m, e vicino a un Argentinosaurus. Hanno dovuto, se osservate, fare un buco nella parete, la coda passava nell'altra sala perché non ci stava in questa grande sala. E questo piede non è del tutto completo, ma questo è completo fino alle unghie, e non so, è circa un metro di diametro, ma le impronte più grandi che ho trovato di sauropodi è stato in Australia, nell'Australia occidentale, tra il deserto, grande deserto sabbioso e l'oceano indiano, dove c'erano impronte di sauropodi di 1,70 m di lunghezza, animale veramente
gigantesco, ed è per questo che questi animali sono tanto amati dai bambini, tra l'altro, e fanno impressione a tutti noi, anche se per la verità le balene sono molto, certe balene sono molto più grandi e più pesanti, però abitano nell'acqua. Ecco, e io ho cominciato non in Brasile, ma in Trentino Alto Adige, e cercando con mio padre, quando ero bambino, nel 1948, nella gola del Blätterbach, e chi non c'è stato consiglierei di andarci, vale la pena. Tra l'altro è organizzato molto bene attualmente dei due musei di Radain, verso Fontane Fredde, verso la Val di Fiemme, e Aldain, dalla parte di Weissenstein, Pietralba, e Petersberg, eccetera. E escursioni guidate con gruppi in lingua tedesca e in lingua italiana, secondo gli orari, e vale veramente la pena, anche bello come canyon, il canyon più bello d'Italia, secondo me. E lì si trovano impronte queste di animali a forma di lucertola, anche se non erano esattamente lucertole, e nostri antichi antenati. Queste sono impronte, contro impronte per la verità, cioè lo strato di sopra ha preso l'impressione naturale dello strato dove hanno camminato gli animali, quindi le impronte qui come qui sono convesse invece che concave. Queste sono impronte di cinodonti, antenati dei mammiferi, e quindi anche nostri antenati. E questa è una grande lastra con una miscela di impronte di piccoli pareiasauri, che normalmente sono giganti, questi erano gli animali più grandi del Permiano. Qui siamo a 260 milioni di anni fa, Permiano superiore molto alto, e altre impronte di animali minori. Alcuni di questi pezzi si trovano nel museo di Predazzo e altri si trovano nei due musei di Redagno e di Aldino, e la maggioranza si trovano all'Università di Roma, perché sono molte spedizioni dell'Università di Roma, che anche la mia alma mater come paleontologo ha studiato lì, e il materiale è stato portato lì con tutti i permessi, eccetera. Ce n'è anche nel museo di Nemuse, eccetera. E però ho passato moltissimi dei miei anni più nella Laurasia, cioè nei continenti nord, America del Nord, Europa, Asia, e nei continenti sud, quello che si chiama il continente di Gondwana, quando tutti i continenti erano attaccati. Questa è una carta geologica soltanto del Gondwana, che comprende l'America del Sud, l'Africa, l'Arabia e quella parte della Siria dove adesso si attacca con la Turchia, dove ci sono quei terremoti terribili proprio di questi giorni. A proposito di questo mi sono dimenticato, ma volevo dire all'inizio che volevo ricordare che oggi, 24 febbraio, è giustamente un anno che è cominciata quella guerra orribile della Russia. Sta tornando zarista, a quanto pare, contro l'Ucraina, provocando centinaia di migliaia di morti, giovani soprattutto, riducendo un paese in distruzione e creando problemi in tutto il mondo. Ecco, e ricordo con simpatia il paese che è stato invaso. Ma dicevo, il continente di Gondwana, e questo è proprio quel punto di snodo tra l'Europa, inclusa la Turchia, che è un piccolo continente, la Turchia in realtà una placca, e i continenti, il supercontinente del Gondwana. I bacini a Riodopesce sono quattro graben o semigraben, cioè sono dei bacini che sono prodotti con fratture, faglie parallele, e la parte al centro, il tappo al centro tra le faglie è sceso, o una faglia da una parte, allora è sceso in modo asimmetrico, oppure con due faglie, quindi è sceso tutto il complesso di questa. Questa, per esempio, è il bacino più fertile di impronte fossili, è di un 100 km, come dicevo, per 20,
il bacino di Sousa, questa è Sousa, la città che chiamiamo la capitale dei dinosauri, e in questi bacini si sono formati quando l'Africa stava cercando di staccarsi dall'America del Sud, c'erano dei forti movimenti delle placche in senso opposto e c'è stato un tentativo, vedremo meglio nella prossima, questa serie di bacini, questi sono i bacini del Rio do Peixe, vediamo meglio forse così, eccoli qua, questi, 1, 2, 3 e 4. E gli altri bacini pure, questo è stato un tentativo della spaccatura di un rift per separare l'Africa, ma poi abortito e più tardi l'apertura è successa più a ovest, più a est, in questa zona qui, dove adesso si trova l'Oceano Atlantico. Questa è la valle del Rio do Peixe, si vede qui il rio che passa e c'è la vegetazione, dove c'è il rio, intorno invece c'è la savana. E come si fa a trovare impronte? Impronte dei dinosauri di solito si comincia, o di altri animali terrestri, di solito si comincia a cercarli su una carta geologica, per esempio questa carta geologica che è del Paraná. E io non cercherei impronte di vertebrati in questa zona che è precambriana, cioè più di 600 milioni di anni non c'erano vertebrati. Ugualmente non cercherei, perché non è solo questione di età ma anche di ambiente, di tipo di roccia, e tutta questa zona verde è la formazione di basalti o di trap basaltici, di lava pura, di vulcani labiali che hanno buttato lava da 140 a 130 milioni di anni fa più o meno, e quindi sulla lava non si trovano impronte, casomai si trovano su tuffi vulcanici. In questa fascia azzurra qui si possono trovare, ho trovato orme del Carbonifero, in questa viola orme di piccoli animali del Permiano, pochi, e invece per cercare dinosauri e anche mammiferi si trovano in questa fascia azzurra di arenarie di deserto e di duna, dove ho lavorato moltissimo, un'altra delle zone, tutta questa fascia, ma di 2700 chilometri lungo tutto il Brasile, seguendolo da Minas Gerais fino a Rio Grande do Sul. E in questa zona qui poi si trovano sia dinosauri ossa sia orme nel Cretaceo superiore. Quindi dipende dall'età, dall'ambiente, dal tipo di roccia per orientarsi a trovare orme. Una domanda che si può fare, perché, anzi mi è stata fatta anche prima, perché lavoro con ossa e non ne lavoro più con orme che con ossa. Ho risposto un po' ridendo che tutti noi lasciamo uno scheletro solo, ma lasciamo molte orme durante la nostra vita. Tutte le volte che andiamo al mare, tutte le volte che andiamo su un fiume, anche sull'Lena o sull'Adige, una spiaggia di lago, di fiume, su una zona fangosa, lasciamo orme, migliaia, milioni nella vita. E quindi è molto più facile trovare orme che trovare ossa. Per esempio, a Rovereto non si sarebbe mai saputo che c'erano i dinosauri nel Giurassico inferiore se non avessimo trovato le orme. Ossa, finora che io sappia, Marco, non credo che non ce ne sono così in molte altre formazioni rocciose, e lo stesso in altre zone del Brasile, del mondo, zone intere, i bacini a Rio do Peixe, per esempio, ci sono, vedete questo dinosauro in nero che si chiama, gli colleghi me l'hanno dedicato, è Triumphosaurus Leonardi, ma il Triumfo si chiama solo perché è stato trovato nel municipio, nel comune di Triumfo, non è per il mio Triumfo, nome in onore mio, insomma, da Ismar Carvalho, che avete conosciuto quando è stato qui nel 2019 ospite del museo e siamo stati un periodo insieme a lavorare. E in tutti questi bacini, dove ci sono 560 più o meno individui di dinosauri rappresentati di orme, ci sono solamente queste poche vertebre della coda, un pezzo di ilio
e due chevron, questi ossa, questi archi ematici che ci sono sotto le vertebre, poi una fibula di una gamba di un altro dinosauro e un femore di un piccolo coccodrillo, quindi 3 individui contro 560 individui trovati attraverso le orme. Ecco, dallo studio delle orme di dinosauri si apre tutto un mondo vivo di dinosauri di tutti i tipi, di tutte le dimensioni, di tutti i periodi durante quei 165 milioni d'anni, ma si studia anche il loro comportamento, la loro maniera di andare a spasso, direzioni, velocità, direzioni, eccetera, portamento, posizione della coda che non toccava mai il terreno contro quello che si rappresenta delle volte. Ecco ancora qui la valle del Rio do Peixe, qui siamo già sul Precambriano, tutte queste montagne in fondo sono Precambriano, qui corre una grande frattura, tutta questa parte è scesa, giustamente durante quel tentativo di spaccare il supercontinente meridionale di Gondwana per far entrare l'Atlantico Sud, che poi, contrariamente a quanto si pensava, non è partito da sud, ma è partito da nord. E questo, tutta questa zolla di 100 km per 20 è scesa, e così negli altri bacini corrispondenti. Qui sono nel 79, qualche anno fa, e nelle prime spedizioni, ho cominciato nel 75 in questa zona, e questa è una delle belle impronte di ornitopodo che ho trovato. Qui sembra un safari, non è un fucile, è una leva per sollevare questa bellissima impronta. Questa è una delle 40 zone, si chiamano icniositi perché la specialità, il settore della paleontologia che studia orme fossili, ma anche altri segni dell'attività come morsi, come tane, come nidi, come escrementi, come uova, tutti i prodotti di attività animale e anche vegetale, appartiene all'icnologia, perché in greco ichnos vuol dire orma. E tra l'altro la birra ichnusa, non ne sono rappresentante, ma si chiama ichnusa perché è sarda la birra. E i greci chiamavano ichnusa l'isola di Sardegna, appunto perché ha la forma un po' di un piede umano col pollice, l'alluce e le altre dita, e poi il piede verticale, quindi le dita verso nord e la base del piede qui al sud. E quindi ichnos vuol dire orma. Icnologia è la scienza che studia le orme, e un po' come Batman, che si parla allora del Bat mobile, il Bat mantello, il Bat revolver, eccetera, anche qui ci sono gli icnositi, icnofaune e tutto nello stesso modo. Scusate. E la vita di campagna in questa zona è un po' difficile. Per esempio, lì sto passando con la mia Volkswagen Maggiolino un fiume, tappando il tubo di scappamento con uno straccio e prendendo velocità, passando, navigando sul Rio do Peixe, e poi quando le ruote toccano il terreno si attacca il motore di nuovo e avanti. E qui sto attraversando il fiume con gli attrezzi scientifici in mano, ed è un affluente del Rio do Peixe, un affluente del Rio Piranhas, e ci sono molti Piranhas. Ho imparato a lavorare e anche a fare bagno spesso, perché lì a 40-45 gradi nei mesi più secchi, che sono quelli che mi interessano di più, perché si lavora sul fondo di fiumi, a volte si riempiva d'acqua e ci facevo il bagno con i piranhas che giravano intorno, e non è che mordano, non capita quando il fiume non ha acqua, sono pozze d'acqua, allora divorano tutto quello che trovano, ma quando c'è acqua no. E qui c'erano fotografie di me a cavallo in mezzo a una foresta spinosa, ma purtroppo, trasferendo il PowerPoint, non è arrivata, ma non è un problema. Queste sono piste a sinistra di un grande iguanodonte, e bipede credevo io, ma poi si sono trovate anche le mani. Qui si vede il piede e qui davanti c'è la mano piccola, ma si trovano soltanto mani a destra. O l'animale veramente si appoggiava soltanto sui piedi, la mano destra la metteva giù per sport,
oppure qualche dinosauro carnivoro gli aveva mangiato la mano, il braccio sinistro, quindi era un dinosauro zoppo, e che è ben possibile. Osservate anche sia qui che qui, queste piastrelle sono il fango che si è crepato, perché col calore nel Cretaceo era ancora più caldo che oggi a quella regione di Rio do Peixe, e in tutto il pianeta era caldo nel Cretaceo. Il fango si spacca perché perde volume, perde l'acqua, quindi perde volume, si spacca, forma queste crepe, e ci sono poi delle onde, dei segni di onda, perché questo era un lago quel tempo che poi si seccava. Questo l'ho scavata nel 77 in trincea, continuiamo ancora a scavarla. E qui ci sono delle piazzole di osservazione, come ci sono anche qui ai Lavini. Questa è una pista di un teropodo, un predatore. Qui ce ne sono cinque di questo gruppo, la stessa specie, anche specie linneana. Alcuni che vanno 22 chilometri, altri che vanno 15 chilometri, altri che vanno più piano. Anche qui si vedono meglio queste onde, questi segni dell'onda di questi laghi, che erano laghi alcalini, di ambiente arido, un po' come i laghi che ci sono nel nord dell'Africa, Tunisia, in Algeria, eccetera. E questa è la figura, una delle figure del libro, anzi quella di copertina, e avete scelto anche per la locandina. Questa è un'altra bella pista di ornitopode, qui chiaramente quadrupede, è rappresentato poi in una ricostruzione sul fondo di un lago secco. Ho dato il nome Cariricrium perché la zona degli Indios Cariri anticamente, e questo nome ha avuto molta fortuna. Sono stati trovati dinosauri, orme di dinosauri di questa forma anche in Cina, in Corea, negli Stati Uniti, un po' dappertutto sta venendo fuori. Un nome che ha avuto molta fortuna. Vedevo questa mattina al Muse con Marco il deposito di fotografie che ho lasciato lì, di diapositive, negativi, una quantità enorme di materiale antico, molto di materiale che non esiste più, che l'erosione ha portato via, quindi è materiale documentario estremamente importante. E tra l'altro c'erano queste foto fatte metro per metro da una scaletta, qui si vede qualche volta l'ombra della scaletta e del fotografo, e poi collandole. A quel tempo non c'era ancora il programma per fare i foto merge, e meno ancora la possibilità di fare la fotogrammetria che si usa adesso, che poi è stata fatta, applicata anche qui, cioè di fotografare a tre dimensioni in qualche modo le orme e le piste complete. Ma comunque vedete che da una pista, e studiando anche il tipo di terreno, il polline che si trova nel terreno, eccetera, si crea poi tutto un ambiente, ecco questa pista, e tutto l'ambiente di questo lago alcalino. Qui c'è un po' troppo di vegetazione, è stato un po' generoso il disegnatore, ma comunque si crea tutto un ambiente. Questa è un'altra formazione degli stessi bacini, siamo nei margini di bacini, un po' sotto la formazione precedente dove c'erano quelle orme più belle, perché su un materiale più argilloso, quindi più capace di prendere il calco esatto del piede della bestia, ma è una formazione prodotta da dei conodi alluviali, materiale che viene giù, parlavamo prima dei conodi che scendono a fianco della Val d'Adige, no, che adesso stanno scavando e utilizzando come ghiaie, eccetera. Questi conoidi scendevano tutto intorno a questo un bacino che andava scendendo, e pur essendo arenaria grossolana, a volte anche con ghiaietto dentro, riprendono delle belle orme. Queste sono orme molto belle di teropodi, che qui ho marcato con gesso perché si vedano di più, ma qui si può vedere bene l'impronta, che è riempita dal materiale più di color più rosso e più grossolano dello strato superiore. Sono strati che hanno un'inversione della selezione della granulometria. E è curioso che associate a queste impronte di una trentina di individui di dinosauro, qui se ne vedono solo alcuni, ci sono delle incisioni
dei graffiti fatti da Indio Stapuia o Cariri in tempi recenti, diciamo 10 secoli fa, 20 secoli fa o qualcosa del genere. E non si sa se loro, molto probabilmente loro si sono accorti che queste erano impronte, perché sono molto simili alle impronte degli struzzi sudamericani che chiamano Ñandú nelle regioni di lingua spagnola, ma in Argentina, Cile, eccetera, ma che si chiamano Rea dal punto di vista scientifico, è lo struzzo sudamericano, e probabilmente li hanno riconosciuti, li hanno marcati in qualche modo con questi segni. Questa è l'impronta di Iguanodonte, questo è un piccolo, quando piove, un rigagnolo, e ci sono passati 15 sauropodi di cui si vedono queste grandi impronte della mano e del piede, qui segnati col gesso. Era una mandria di sauropodi. E delle volte le impronte si trovano addirittura sulle recinzioni dei poderi, dei terreni. E qui ci sono delle impronte convesse di Iguanodonti, qui ce n'è un'altra. E poi queste belle impronte dell'onda sul fango, che poi si è indurito, e quando il lago è ritornato nella stagione successiva, il terreno si era già indurito, si era anche pre-litificato, cioè che aveva cominciato già a formarsi come roccia per mezzo di sali minerali, calcari, ossidi, eccetera. E quindi resisteva e era coperto da un altro strato, e tra uno strato e l'altro rimanevano le orme e rimanevano queste impressioni di onda. Questa è una collega, una paleontologa del Brasile, che studia orme anche lei. E in questa regione ho trovato anche le prime orme, qui c'è la mano e qui c'è il piede, con le unghie di un anchilosauro, i primi dell'America del Sud, trovati nel 79, poi ne ho trovati molto di più sulle Ande di Bolivia. Ecco, una delle utilità dello studio delle impronte è di studiare il comportamento, ma anche le associazioni. Per esempio qui c'è un grosso iguanodonte erbivoro, un bipede che cammina, e ci sono due teropodi predatori della stessa specie ed è lo stesso luogo di quello precedente e che ho mostrato in trincea. Qui li ho sognati col gesso perché non sono molto chiari visti da lontano. Questo andava a 15 km all'ora, questo 22 km all'ora, mentre il grande iguanodonte che è passato prima andava a 3-4 km all'ora. Anche di quelli di Rovereto, tra l'altro, abbiamo calcolato le velocità, le direzioni, eccetera, in quel grosso libro che ha la copertina disegnata da Marco Vanzini, anche dentro c'è molto lavoro suo. E non solo nei disegni ma anche nei testi sulle orme di dinosauri d'Italia, i dinosauri di Lavini di Marco e gli altri resti di dinosauri dell'Italia, titolo completo e sottotitolo. Si studiano anche le popolazioni in questo pavimento roccioso, che poi è il fondo di un fiume che al momento è in secca, solo qui c'è una pozza in fondo. Ci sono grandi sauropodi, piccoli sauropodi, grandi ornitopodi e più a monte ci sono degli anchilosauri. E questa è la località classica dove abbiamo organizzato un parco naturale dei dinosauri. Questa è una ricostruzione che mi ha fatto un collega brasiliano recentemente di un bellissimo ornitopodo, di quelli con le vertebre con le apofisi spinose molto lunghe che sostengono questa vela, che forse serviva come radiatore per scaricare il calore quando eccessivo o per guadagnarlo quando mancava calore. Si studia anche la meteorologia, il dinometeo, e qui è piovuto, come vedete queste sono gocce di pioggia di 125-130 milioni di anni fa, e il temporale che portava questa pioggia veniva da nord con 4 gradi a est, perché ognuno di questi crateri ha il bordo più alto dalla parte contraria a quella da cui veniva, quindi la pioggia veniva giù in diagonale, colpiva
e l'orlo del craterino era più alto dalla parte da dove arrivava l'acqua. Qui si potrebbe chiedere se prima è piovuto o prima sono passati i dinosauri. E nel caso io propongo che è piovuto un po' anche prima, perché ci sono impronte che sembrano un po' pestate, ma poi ci sono impronte invece che sono più recenti, e comunque è piovuto, secondo me, prima, dopo e durante. E questa è un'orma di 30 dinosauri che c'erano su questa superficie rocciosa. Un'altra utilità delle impronte è quella, e sempre siamo sempre nel Rio do Peixe, che è illustrato da questo libro e da circa una trentina di mie pubblicazioni, è la località Riacho do Cazé, e siamo in quella formazione di conoidi marginali, sembrava, si classificava come paleozoica e devoniana, ma dopo che ho trovato le impronte dei dinosauri si è dovuto portarle in su, prima nel Triassico, poi per sbaglio, e poi nel Giurassico. Questa è l'impronta di un grande sauropodo, con questa grande onda di fango spostata dall'animale che doveva pesare una quantità di tonnellate. Qui siamo in ambiente arido con delle bromeliacee, qui ne abbiamo molte nei giardini, soprattutto né in vaso, ma qui sono naturali, sono spinose, sono importanti perché in un ambiente arido come questo, se si rimane senza macchina o altro, si può morire anche di sete prima di arrivare a piedi nel posto abitato più vicino. E le radici di queste piante, come i frutti di questi cactus chic chic, contengono acqua e possono servire per sopravvivere in ambiente desertico. Ecco, a partire dalle orme, dal loro rapporto con la roccia inglobante, si crea tutto un ambiente. Questa è una pubblicazione molto recente. E a partire proprio dall'insieme di questi dati che è stato prodotto questo libro che ho offerto oggi e che è prodotto dall'Indiana University Press, a 455 pagine. Il cuore del libro sono 63 tabelle di dati, che è molto faticoso, richiede molto tempo misurare tutti i dettagli delle piste delle orme con quel calore su rocce incandescenti e sotto il sole. Questo è un blurb, un commento di Robert Lewis Falkingham di Liverpool, che si trova nella quarta di copertina, e che dice che è un lavoro incredibilmente completo, dettagliato, uno sguardo incredibilmente completo e dettagliato. Le tracce dei dinosauri scoperte nel Brasile, Leonardo e Carvalho, si basano sulla loro esperienza, eccetera. Tracciati gli esemplari sono sistematicamente dettagliati con numerose foto, realmente c'è una quantità impressionante di foto. Ci è voluto 5-6 anni solo per la diagrammazione, la preparazione, dopo che avevamo firmato il contratto con l'editrice. Qui siamo, questo è Ismael Carvalho, che alcuni di voi hanno conosciuto, e io siamo nel Museo Civico di Storia Naturale con Cristiano Dal Sasso e ci siamo fotografati insieme. Un altro campo dove ho lavorato molto nel Brasile è su queste pietre di pavimentazione stradale, pietre di arenaria, che provengono da cave scavate in dune fossili, del più grande deserto fossile del mondo, deserto di Botucatu, di tutto il centro-sud del Brasile, ma anche Paraguay, Uruguay e Argentina, 1.500.000 chilometri quadrati, dove ho scoperto migliaia di orme fossili di mammifero, come in questo caso, dove si vede il piede e la mano piccolissima, la piccolissima mano e un dito o due dita delle volte appoggiate. Questa l'ho presa di notte dai marciapiedi, perché dopo aver lottato con due sindaci e due amministrazioni che non mi lasciavano prendere questo materiale, ho deciso con un martello da geologo e uno scalpello prenderli di notte. Più tardi li sostituivo, la gente mi domandava ma cosa fa, porta via il selciato stradale? Dico, ma sto sostituendo con una pietra migliore, perché questa ha un difetto, i difetti sono questi. E adesso, poi c'è stato più tardi un'amministrazione che ha capito, abbiamo tolto 60 lastre, abbiamo sostituito. Ma per dire, a quel tempo una lastra, un metro quadrato di lastra,
la pavimentazione di questa arenaria Botucatù costava, mettiamo, 50 euro e quella con le orme costava 32 euro. Beh, non 3 euro, lì era in cruzeiro, quello che fosse la moneta locale a quel tempo, ma per dire che erano considerati proprio difetti, e quelli che invece erano, che impreziosivano. Ecco, delle volte studio anche ossa, qui è un cranio di pterodattilo, un grande pterodattilo di apertura alare di 5 metri, che ho pubblicato come Ceradactylus atrox, Ceará perché viene dallo stato del Ceará, vicino alla Paraiba. E è entrato come personaggio nel romanzo Jurassic Park di Michael Crichton, e da cui poi è uscito il film. I ragazzi domandano al paleontologo a un certo punto che pterodattili sono quelli, lui risponde sono ceradattili. Ho avuto anche la fortuna di studiare nel sud d'Italia e nel Beneventano questo piccolo, il primo dinosauro italiano trovato come scheletro. Poi è stato chiamato Scipionis amniticus, ma io ho fatto la prima descrizione e pubblicazione, anche una classificazione piuttosto giusta. È un bambino, questi la mandibola è lunga 4 centimetri, questi sono 40 centimetri, fin qua poi manca il resto della coda. Qui ci sono le budella conservate in ogni piega delle mucose della budella che si vede qui. E questo sarebbe l'intestino crasso per noi. Ogni piega, ci sono sei piccole pieghe in un millimetro, per dire che si possono vedere a microscopio. Ecco, ed è proprio da piccoli dinosauri carnivori come questi che i dinosauri non si sono estinti, ma sono tuttora in ottima salute. I teropodi, alcuni gruppi di teropodi sono diventati uccelli, e gli uccelli sono tutti dinosauri. Scientificamente ormai è sicuro, scientificamente dividiamo i dinosauri, i teropodi particolarmente, i teropodi, cioè i carnivori, i teropodi aviani sono gli uccelli e i teropodi non aviani sono gli altri, quelli classici, il tirannosauro, l'allosauro o quelli del sud, i abelisauri, eccetera. Quindi i piccioni, io abito a Venezia, quindi i piccioni, gli eironi, questa è la catena di che tiene la fermata di un vaporetto, i gabbiani, eccetera, le galline che mangiamo a tavola, i petti di pollo, sono carne di dinosauro, i canarini sono dinosauri e così via. E quindi i dinosauri godono ancora di ottima salute. Ecco, qui da voi, ai Lavini di Marco, abbiamo trovato e si trovano ancora, e non solo qui, Marco Vanzini particolarmente ha trovato molte altre località in tutta la Vallarsa e poi sul Pasubio e poi nel piccole Dolomiti e poi qualcuno l'ho trovato anch'io, poi sulle Dolomiti ne abbiamo trovate pure e qua c'è appunto qualche scena dei Lavini di Marco, si vedono bene, questa è la stagione migliore per vederle d'inverno, quando il sole è basso, perché quando il sole è radente, la luce è radente, allora si vedono, qui per esempio di mattina molto presto, d'inverno quando lavoravo qui negli anni 90, primo decennio del 2000, e andavo la mattina prestissimo che c'era ancora la brina e si facevano delle fotografie molto buone con queste piste tridattile, questa se la chiamavamo la balera perché tutto pieno di tutto un calpestio di orme. Questa è stata fatta di notte con dei fari e qui sto comparando le mappe, i disegni con gli originali. E ci sono qui sopra, dunque, sono di qua? Sì, mi stavo cercando di orientare. Di qua sono, non è che siano dinosauri alpinisti. E io qui lavoravo con la corda perché dovevo avere le mani libere per disegnare, però al tempo in cui i dinosauri camminavano sulla spiaggia del mare, su una piattaforma carbonatica di fango, di carbonato di calcio, e ad acqua bassa e di diversi tipi, ma secondo gli strati e i livelli, e lasciavano le loro impronte in piano. Poi
col movimento, lo schiacciamento del Mediterraneo tra l'Africa e l'Europa, si sono alzate le Alpi e quindi gli strati si sono alzati delle volte verticalmente. Questa è, noi la chiamiamo la cerniera, ma è una monoclinale tecnicamente, e ci sono parecchie impronte di questi sauropodi molto antichi, di più antichi sauropodi del mondo, sono qui a Rovereto. Queste sono invece di teropodi carnivori, sempre qui di Rovereto, e queste sono di quelle molto piccole che abbiamo trovato, potevano essere piccoli, giovani dinosauri, ma potevano anche essere dinosauri di piccola statura, di piccole dimensioni, anche di adulti. E qui invece, quando abbiamo trovato con Marco, stavamo disegnando questa grande, la più grande impronta di carnivoro, di un teropode che abbiamo trovato. Qui c'è Ilario Sirigu, te lo ricordi, eh? E qui i bambini che guardano le orme, qui c'è una bella pista. Credo che questa foto sia di Marco Vanzini, una bella pista di carnivoro che stava correndo a 15-20 km per ora. Qui invece brevemente qualche altra spedizione. Qui siamo sotto 12 metri di mare, l'escursione delle maree, siamo all'occidente, nord, all'Australia nord-occidentale, di fronte alla Malesia e all'Indonesia. E questo è un faro, il mare arriva fino qua in alto e quando arriva l'alta marea bisogna scappare velocemente, si può lavorare solo 6 ore, poi bisogna ritirarsi e pescare, mangiare pesce, ostriche ottime, perché fino a quando l'acqua si abbassava di nuovo. E ci sono un'infinità di impronte come non ne ho mai viste. Qui siamo con Tony Turburn, io e un assistente con il calco di un'orma. Qui siamo, qui delle volte ci sono pericoli nella vita di un paleontologo. Qui sto attraversando un fiume con i coccodrilli, qui vedete 3 coccodrilli. Qui c'è un coccodrillo che sta dormendo qua su questa roccia. E sono coccodrilli piccoli, un 3 metri, insomma, da quel tavolo fin qua più o meno. E però insomma fa una certa impressione. Qui ce n'erano 10 a vista mentre attraversavo a nuoto questo fiume, dovevamo passare dall'altra parte. Ho sognato per parecchie notti poi di questi coccodrilli. Beh, io ho vinto il record mondiale di 100 metri crawl. Quindi ci siamo sulle Ande boliviane con grandi piste di sauropodi. Ho lavorato molto sulle Ande. Questo è un gruppo di una spedizione in cui nel 1998 siamo andati in un'altra regione della Bolivia, su questa grande parete, e qui sto appunto lavorando in parete. Qui eravamo in 3, Christian Mayer, capo della spedizione e finanziatore, Università di Basilea, io e Martin Lockley, e gli altri erano geologi e paleontologi che di appoggio, ma noi 3 eravamo anche gli scalatori, quindi... Qui sono aggrappato un'impronta di dinosauro. Questo è il piede sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro e così via. Di un grande sauropodo che camminava su una spiaggia di sabbia, di fiume o di un lago nella regione della Bolivia, regione di Sucre. È un lavoro in cui bisogna saper arrampicare. E qui sto passando questo tetto che faceva un po' paura perché bisognava saltare il tetto senza battere con la testa contro lo spigolo del medesimo. Ci sono orme dappertutto in questa parete. Avevamo una corda nei 10 metri, si scendeva e si studiava sistematicamente per settori. E questa è la mia ombra, questo è Christian Mayer. Qui si vedono 2 persone, sembrano 2 formichine 80 metri più sotto. Questa è una delle 7 piste di anchilosauri che abbiamo trovato, bellissime. E questo perché adesso non scalo più, ma scalavo sulle Dolomiti e qui sto facendo un traverso sull'indice delle 5 dita del pollice, qui sto calandomi dalla Torre Lusi, nelle 5 torri della Verau, e qui sto al passo di Falzarego sulla Torre del Sas d'Estria, facendo un cammino, e ci sono orme sulle Dolomiti del Triassico, ancora più antiche di quelle di Rovereto e tanto più di quelle di quel libro. Ecco, qui sono subito prima della pandemia,
del Covid in Cile a lavorare sulle Ande, fino a 4.000 metri di altezza, trovando orme di dinosauro che pubblicheremo, e qui in Terra del Fuoco, e adesso appunto a maggio riparto per il Brasile e si continua a pubblicare con la gioia di lavorare in campagna, che è la cosa più bella che si possa fare. Poi anche pubblicare è una cosa bella, anche quella. E, ecco, quindi vi ringrazio per l'attenzione. Ecco. Grazie a voi. Come dice, scusi. Ah, ben, io sono di famiglia di geologi, che papà studiava di tutto, è geologo, insomma, ma ha studiato paleontologia degli invertebrati, Homo fossile, poi anche preistoria, un po' troppa roba, anche la geologia della Luna di Marte nei primi tempi in cui si è potuto avere in mano materiale della Luna e di Marte, e poi le fotografie, eccetera. E ha studiato anche orme, è stato uno dei primi italiani che ha studiato orme. Io ho cominciato con lui da bambino, poi mi sono appassionato. E studiando all'Università di Roma ho dovuto fare la tesi di dottorato su mammiferi del Pleistocene, quindi roba recente, 270.000 anni fa più o meno, ma la mia passione erano i rettili, non i mammiferi. Inoltre poi le orme ho sempre trovato una cosa interessante. Ma anche perché, dato che sono un prete, la massima parte del mio tempo la dedico al lavoro, alla vita di pastorale, e questo lo faccio nelle vacanze, di notte, eccetera, e durante le vacanze o nel tempo libero, e non sono legato a un'istituzione. Per studiare le ossa, e anche di dinosauri, bisogna avere laboratori e tecnici. Per preparare uno scheletro ci vogliono anni, delle volte, di tecnici con tutto il macchinario, tutto l'ambiente, il laboratorio, eccetera. Mentre le orme le posso studiare anche senza questo appoggio. E poi i dinosauri, perché in Brasile mi sono trovato che c'erano molto più orme di dinosauro che di altri animali, e che era soprattutto roba del Mesozoico. E più in Argentina e in Cile, che c'è moltissima roba del Cenozoico e anche del Neozoico, impronte di mammiferi, grandi mammiferi o piccoli mammiferi e così via. Ma dato che il libro è soprattutto sui dinosauri, ho parlato più di dinosauri, ma in realtà ho studiato anche molte orme di mammiferi, eccetera. Ecco, grazie. Io ho una domanda, vuol dire? Sì, dica. Allora, i dinosauri sono ancora, no? Sì, sì. Però sono quelli piccoli. Beh, voglio dire, ci sono dei risultati che sono estinti. Sì, certamente. Ecco, perché siano conservati soltanto i piccoli, soltanto i teropodi, è una risposta che ancora non si può dare. E la storia dell'estinzione dei dinosauri sarebbe molto lunga, una volta si potrebbe anche farne un altro discorso, ma in genere soprattutto i mezzi di comunicazione sociale parlano del meteorite che è caduto nel Messico a Chicxulub e che ha prodotto questo enorme cratere, che poi non è in vista perché si vede solo facendo delle scosse di terremoti con esplosioni, in modo che si vede su apparecchi che sotto c'è questo grande, realmente questo grande cratere di impatto. Ed è alla fine del Cretaceo, però non siamo sicuri che i dinosauri siano estinti per questo. E molti gruppi erano in estinzione già nell'arco di 6-7 milioni d'anni, non è che si siano estinti dal giorno alla notte, anche se per la verità in quella zona della Bolivia che ho mostrato con quantità enorme di dinosauri, lì siamo proprio alla fine estrema del Maastrichtiano, che è l'ultimo piano del periodo cretacico, quindi il passaggio da cretaceo al terziario, la sparizione di grandi dinosauri, e lì c'è un'abbondanza anche di forme che preoccupa un po'. Tuttavia io in complesso credo che sia stata un'estinzione dopo 165 milioni di anni di un gruppo che ha fatto il suo tempo, che non si adattava più. Alla fine del cretaceo, oltre a questo
episodio isolato di questo grande meteorite, se poi c'è stato veramente, e ci sono state anche formazioni di vulcani in India, in altre zone che hanno avvelenato l'aria, ma soprattutto c'è stato un movimento delle placche, un po' come questa che ha mosso la Turchia in un giorno di 7 metri e che continua a traballare tutta la zona di giunzione tra l'Europa e Turchia, con l'Arabia e Africa. E nel Cretaceo c'è stato molto di più, le placche si sono aperte gli oceani, molte zone che erano continentali si sono abbassate, molte zone profonde si sono alzate, è cambiata la proporzione di ossigeno e di anidride carbonica nell'aria, nell'acqua, e c'è stata tutta una serie di cambiamenti. E poi si può pensare che gruppi di animali molto specializzati come i dinosauri, arrivati al limite delle possibilità anche come dimensioni e tutto, si siano estinti, perché il mondo cambia, cambiano anche loro. E quei piccoli dinosauri, per qualche motivo che non conosciamo, sono riusciti a sopravvivere e si sono sviluppati, ma già da dinosauri avevano le piume. Non in giro per il mondo, in altre zone, ma in Cina si trovano infinità di piccoli dinosauri, con veri dinosauri non aviani, con le penne. E recentemente è stata trovata, vi ricorderete, nell'Ambra, la coda di un dinosauro con vertebre dinosauriane, con una lunga coda di piume. E quindi già prima avevano le piume, le placche dermiche si erano specializzate a mantenere, anche perché il clima era cambiato, stava diventando più fresco. E poi si sono serviti queste piume come penne per planare, poi per volare. Ma non tutti sono d'accordo, ma in genere i paleontologi vertebrati sono molto meno d'accordo sull'estinzione traumatica dal giorno alla notte dei dinosauri. Si crede di più un'estinzione più graduale, così tra i 6-7 milioni di anni. Altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, ringraziamo ancora. Va bene. Grazie a voi per la presenza.